Buongiorno, grazie intanto, chiedo venia per l'attesa, grazie intanto per essere qui. Io sono Fabrizio Leo, sono il CEO e founder di Flame Networks. Oggi vi porto il caso studio di un nostro cliente che ci ha visti impegnati nell'implementazione di uno stack tecnologico per quanto riguarda sistemi di caching avanzati. Questo caso studio, cerco di darvi un po' di contesto, quindi è un sito web ovviamente realizzato con WordPress, ha un'utenza medio-alta, picchi di utenti contemporanei piuttosto importanti. I contenuti di questa istanza WordPress non subiscono modifiche di frequente. L'unico contenuto, l'unico elemento che cambia di continuo è la home page. Allora, in questo progetto noi abbiamo dovuto sostanzialmente rispondere a quattro requisiti di natura tecnica, ovvero ridurre il carico di sistema, quindi ridurre l'assorbimento di risorse di sistema, ridurre il TTFB. Per chi non lo sapesse, il TTFB è l'acronimo di Time to First Byte, ovvero il tempo di risposta che impiega un sistema a fornire il primo byte all'utente che richiede, nel caso specifico, una pagina web. È un elemento misurabile. L'altro requisito, l'altra esigenza era rappresentata dall'incremento dell'utenza contemporanea, le sessioni simultanee che questo progetto doveva gestire, e in ultimo l'ottimizzazione in generale delle prestazioni. La scoperta dello yogurt. Poi dopo magari vi spiegherò cosa c'entra lo yogurt. Questo è un aneddoto di cui vi parlerò magari in seguito durante la mia esposizione. E sappiate che sostanzialmente lo yogurt è stata una scoperta casuale. Infatti il latte, se lasciato a contatto con iotri ricavati dalla pelle o dallo stomaco degli animali, si tramuta naturalmente in yogurt, e questo consentì all'epoca di conservare appunto il latte prima che divenisse malsano, ovvero non ingeribile. Ma dopo ritornerò su questo punto e vi spiegherò il perché. Entriamo un attimo un po' nel vivo. Parliamo di cache. Molti di voi sapranno cos'è la cache, magari già la usano su diverse istanze WordPress con sistemi più o meno sofisticati. La cache, per definizione, vi ricordo cos'è, è un livello di storage di dati ad alta velocità che memorizza un sottoinsieme di dati, in genere di natura temporanea, quindi è una memoria volatile. Questa memoria serve per rispondere alle richieste più rapidamente di quanto non sarebbe possibile accedendo ogni volta a quell'informazione attraverso il percorso principale nel quale si trovano i dati. Quindi il caching sostanzialmente consente di riutilizzare in modo efficiente dei dati che sono già recuperati o già elaborati. La cache è bella e cara, ma in realtà può nascondere delle insidie, ok? Quindi può rappresentare anche delle criticità. Criticità principali di adottare dei sistemi di caching sono sostanzialmente queste tre. Quindi, quando un oggetto in cache non è più valido, cioè quando una pagina web che è presente all'interno di questa memoria non è più valida, poi perché la mia pagina web non si aggiorna? Magari vi sarà capitato di modificare un contenuto all'interno del backend di WordPress e quella pagina sul frontend magari non risultava aggiornata. Questa è una criticità che può essere introdotta, ma
anche risolta nell'implementazione di sistemi di caching. Ma soprattutto, come si fa a rendere il tutto automagico? Vediamolo. Parola all'esperto. È l'esperto. Vabbè. Allora, in questo caso studio noi abbiamo deciso di implementare tre tecnologie, ovvero HTTP cache, uno stack tecnologico composto da tre elementi, HTTP cache, Object cache e un plugin WordPress. Quindi nello specifico Varnish, Memcached e V3 Total Cache. Cosa Varnish? Molti di voi probabilmente già conoscono questa tecnologia. Varnish Cache è sostanzialmente un acceleratore di applicazioni web. Noto anche come reverse proxy HTTP. Con questa tecnologia, con vari del sito web, fino a 9 volte, in base all'architettura nella quale Varnish Cache è stato collocato. Cosa ci ha spinto ad utilizzare Varnish Cache all'interno del nostro caso studio? Quattro elementi, ovvero l'elevate performance, di cui vi parlavo prima, la flessibilità di configurazione, infatti Varnish Cache è una tecnologia che consente degli altissimi livelli di customizzazione e di configurazione, si adatta in maniera molto molto specifica a tantissimi ambiti di applicazione, sempre legati a contesti HTTP, ma si può modellare rispetto a tantissime esigenze di tantissimi siti web. Varnish Cache può essere esteso nelle sue funzionalità anche attraverso i suoi moduli. E l'ultimo, il fatto che Varnish Cache sia sostanzialmente un software open source. Che cos'è Memcached? Memcached è un sistema di caching ad oggetti che vengono conservati ad alte prestazioni, ovviamente, che è destinato per applicazioni web dinamiche, con la specificità di alleggerire il carico sulla componente database server. Sappiamo tutti che un'istanza WordPress, oltre ad avere il PHP, ha anche la componente database server, database applicativo, dalla quale vengono recuperate le informazioni. Quindi, con Memcached, queste informazioni le salviamo all'interno sostanzialmente della memoria di sistema. Le caratteristiche principali che ci hanno spinto ad utilizzare Memcached all'interno di questo caso studio sono queste. È una memoria volatile a breve termine, non è uno storage persistente, può essere configurato in architettura clustered, ovvero io posso avere per una stessa istanza WordPress più sistemi Memcached che lavorano insieme. Memcached assorbe pochissima memoria RAM, e anch'esso è un software open source. Veniamo poi alla parte di integrazione, perché le due tecnologie, Varnish Cache e Memcached, da sole non hanno molto senso in un'istanza WordPress, perché manca tutto il concetto e il livello di integrazione. Quindi, noi abbiamo scelto per questo progetto specifico V3 Total Cache perché è l'unico framework di ottimizzazione delle prestazioni web per WordPress che è indipendente dall'host. E questo plugin, che probabilmente molti di voi già usano, già è utilizzato da milioni di editori, sviluppatori e hosting provider in tutto il mondo, da oltre un decennio. E questo è stato, diciamo, un motivo importante che ci ha spinti ad utilizzare questo plugin e non altri. Come lo usiamo V3 Total Cache? V3 Total Cache l'abbiamo integrato affinché interagisca sia con Varnish che con Memcached, sfruttando
le funzionalità native di questo plugin per l'operazione di storage, quindi di conservazione della cache e la scadenza degli oggetti dalla cache, un po' come lo yogurt. In questa immagine sono rappresentati due scenari, no cache e cache. Nello scenario no cache è rappresentato il percorso che viene effettuato a macro blocchi, ovviamente, da una richiesta HTTP. Quindi il client, ovvero l'utente, uno di noi, che apre un sito web, meglio, fa una richiesta a un sito web, dinanzi a sé trova un web server che è un reverse proxy, una sorta di passacarte. Passacarte che poi inoltre richiesta un web server di back-end vero e proprio. Su questo web server insiste magari il PHP, che elabora le richieste al database server, il database server risponde e al ritroso viene restituita la pagina all'utente, perché sappiamo che nel browser viene interpretato null'altro che il PHP, null'altro che l'HTML, il PHP il browser non è in grado di elaborarlo. Ognuno di questi passaggi rappresenta un tempo di elaborazione, un tempo di attesa per l'utente. Immaginate ad esempio un magazziniere, ok? Magazziniere che deve andare a reperire un pacco che si trova su una scaffalatura. Quindi magazziniere va, deve parlare magari con la segretaria, la receptionist. La receptionist gli dice: vai a consultare il gestionale. Il gestionale poi dice: parla con il responsabile di magazzino, e finalmente riesce a capire dove si trova quell'oggetto che deve andare a prendere e deve poi caricare sul furgone affinché poi il corriere lo spedisca. Questo è tutto tempo perso, tutto tempo morto. Qua c'è uno come noi, uno come i nostri utenti che aspettano che la pagina gli venga restituita. Nello scenario cache, invece, è vero che noi abbiamo introdotto due livelli di complessità in più, ok? Che sono varnish e memcached, ma il processo, a fronte della richiesta dell'utente, va sul reverse proxy. Il reverse proxy non va sul PHP, non va sul web server qui, va direttamente sull'acceleratore HTTP, acceleratore HTTP che restituisce istantaneamente l'HTML all'utente. Quindi tempo di attesa chi con zero, pressoché nullo. Tempo di attesa, tempo di elaborazione a livello di sistema, pressoché nullo. Performance al massimo. Quindi il magazziniere di cui vi parlavo prima non deve andare dalla segretaria, non deve andare dal responsabile di magazzino, ma sa esattamente dove deve andare a reperire quello scatolo. Stessa cosa vale per memcached, perché io nel momento in cui ho l'elaborazione del PHP qui, non vado poi sul database, vado qui. Se memcached dà l'informazione già salvata, se le interrogazioni al database memcached già ce le ha belle e pronte, i risultati mi vengono restituiti subito. Questi sono, diciamo, concetti fondamentali per l'implementazione di un sistema di caching efficiente. Ora andiamo un attimino un po' più nel vivo, vi mostro un po' di numerelli, al di là della parte teorica. Quali sono i risultati che abbiamo ottenuto con questo progetto? Allora, questo progetto si chiama UpGoNews ed è un portale web evidentemente realizzato con WordPress e basa il suo modello di business su income da pubblicità, income da circuiti di affiliate. Quindi per un portale del genere è assolutamente strategica la parte delle performance. Questo portale, con l'implementazione del nostro stack tecnologico, ha già determinato sul caro e amaro signore qui, ok, vedo che molti lo amano. Infatti io mi guardo bene dal, ok, però vedete che già performance G qualcosa grade già ci dà un A. I Web Vitals, che sono altrettanto importanti, sono migliorati.
tempo di risposta ottimale. Questa è dalla prima analisi, ok? Da un'analisi empirica molto, molto veloce, molto semplice. Traffico. Con l'implementazione del nostro stack tecnologico di cache, siamo riusciti a garantire al progetto stabilità, siamo riusciti a garantirne una presenza sul mercato. Questo progetto realizza dai 200.000 ai 400.000 utenti in 10 mesi. Le sorgenti di traffico sono principalmente due, ma anche da organic search. In una settimana tranquilla questo progetto riesce a gestire anche fino a 100.000 visite giornaliere. E anche in termini SEO, non ci dimentichiamo la nostra croce e delizia, anche la SEO, siamo riusciti a determinare sostanzialmente una stabilità. Ci sono stati, lo sapete molto meglio di me, ci sono stati diversi update che hanno fatto una semistrage dal punto di vista del traffico. Noi siamo riusciti a mantenerlo in vita con una stabilità sulle keyword principali, fondamentali per il business di questo progetto. Perché l'implementazione di un sistema di caching, per quanto magari possa essere percepito come complesso, tecnico, noioso, non mi interessa, è difficile, ne faccio a meno, in realtà sono proprio queste metodologie, questi tipi di approcci che consentono a un progetto di crescere, di rimanere saldo sul mercato in qualche modo e di poter magari scalare senza necessariamente dover investire in ferro, cioè in hardware, senza dover necessariamente investire in serveroni super mega galattici che poi alla fine vai a vedere e usano il 10% del processore e il 20% della memoria. Con un sistema di caching di questo tipo noi riusciamo a massimizzare l'utilizzo delle risorse minimo contenendo la spesa. Dunque, io sono arrivato al termine, insomma, della mia esposizione e rispetto al mio aneddoto iniziale, io vi lascio con una domanda. Ma il vostro sito web è regolare? Tutto a posto? O forse magari hai bisogno di un po' di yogurt? Io vi ringrazio e al momento non ho nulla da aggiungere. Sotto con le domande. Domande, alzate la mano così vi raggiungo col microfono. Chiedevano se si può andare un pochettino più nel dettaglio su come si configurano Varnish e Memcache. Anche due parole in più, perlomeno su cosa prendere in considerazione, magari a chi rivolgersi o se è qualcosa che si trova nel pannello del proprio server. Qualche altra domanda, così le raccogliamo una volta sola, poi cedo il microfono. In questo caso la domanda dovrebbe essere semplice. Come viene gestita la cache con gli utenti loggati e se hanno fatto ricorso alla fragment cache? Okay. Ne prendiamo ancora un'altra? Facciamone due. Poi eventualmente rifacciamo il gioco così hai tempo di rispondere.
Ok, mi sentite? Ok. Come ti chiami? Vincenzo, bene. Allora, l'installazione di Varnish Cache e di Memcache di per sé è relativamente semplice, ok? È un servizio di sistema che si installa su pressoché qualsiasi sistema Linux, sono gratuiti. Diciamo, la cosa complicata, gli elementi più complessi sono quelli relativi al setup, quindi la configurazione, monitoraggio, capire se quindi un sistema di caching si comporta esattamente come noi vogliamo che si comporti, o meglio, che restituisca i contenuti aggiornati, che ad esempio non faccia trovare loggato all'improvviso un utente che non c'entra niente, okay, che non ha gli accessi al backend. Quindi bisogna sostanzialmente è un file di configurazione che ha all'interno Varnish, che sono delle VCL, le chiama così, che contengono tutta una serie di direttive che definiscono il comportamento di HTTP, dell'acceleratore HTTP. Ok? Quindi, ripeto, di per sé l'installazione è relativamente semplice. Il difficile viene sulla parte di setup, sulla parte di fine tuning di Varnish. Memcache invece è più semplice. Anche lui dei parametri di configurazione lo si può ottimizzare, ma è molto molto più semplice rispetto a una configurazione di Varnish. Poi magari... Prego. Un attimo, ci stavo arrivando. No, ci stavo arrivando. Cercavo, diciamo, la strada più soft. Poi, se dico devi essere un sistemista, è chiaro che bisogna avere competenze sistemistiche per configurare Varnish. Non stiamo parlando di una cosa che può fare la mattina chiunque. Ci vogliono anni di studio, bisogna essere sistemisti, bisogna lavorare, bisogna buttarci il sangue su questa roba, ok? Lo dico senza mezzi termini. Poi, detto questo, ci sono soluzioni gestite che magari ti possono dare Varnish già in qualche modo preconfigurato, ok? Ma se lo vuoi fare da solo, devi studiare sostanzialmente i sistemi Linux, devi sapere che cos'è un kernel, devi sapere che cosa è un modulo di un kernel, devi sapere che cos'è un web server, come funziona, devi sapere come si configura un virtual host e che cos'è un virtual host su un web server, devi sapere come funziona una locazione di memoria, devi sapere come funziona un buffer di memoria, devi sapere che cos'è un buffer overflow, devi sapere tante cose a livello sistemistico, ok? Perché ne va anche della parte di sicurezza quando si implementano questi sistemi di caching. Quindi è un ambito specifico, ma è molto complesso da governare. Non è installo il plugin e ho fatto. Lì bisogna avere competenze sistemistiche per poterla padronare questa tecnologia. Questa tecnologia. Dopodiché bisogna anche avere capacità e doti analitiche, perché se il sistema di caching non si comporta come vogliamo, dobbiamo poi andare a fare un'analisi, analizzare i log, verificare quali sono gli errori. Magari puoi anche non avere degli errori. Varnish Cache dice ok, 200, cache hit, io ti sto restituendo il dato dalla cache, ok? Ma è quello che veramente voglio? Quindi vai a capire poi dopo perché Varnish Cache si sta comportando in un modo che magari è concettualmente sbagliato rispetto a quelle che sono le tue necessità. Ma è un lavoro sostanzialmente per sistemisti. Spero di aver risposto alla domanda. Poi se ti va ne possiamo parlare tranquillamente, con molto piacere. C'era anche un'altra domanda relativa alle... Come ti chiami? Luca, ciao. Agli accessi degli utenti, come evitare... Ok, come dicevo prima, Varnish ha dei file di configurazione. All'interno di questi file di configurazione vai a determinare quello che è il suo comportamento. Quindi si possono escludere a priori sull'acceleratore HTTP tutta una serie di percorsi, quindi wp-admin, wp-login, puoi escludere tutto in modo tale da essere completamente bypassato dall'acceleratore HTTP, ok? Ma oltre a questo, che sicuramente è un livello superiore rispetto poi all'applicazione che si trova sotto, puoi andare a configurare delle eccezioni specifiche anche sul plugin, ed è questo il motivo per il quale abbiamo dovuto integrare Varnish Cache, Memcached con V3 Total Cache, altrimenti Varnish Cache risulterebbe semplicemente un contenitore di oggetti, ma non sa dietro di lui che cosa c'è. Quindi
lo si gestisce tranquillamente, ci sono delle logiche da applicare, ma a livello concettuale tu, ripeto, puoi escludere i path noti di accesso, anche puoi escludere ad esempio determinati cookie, puoi andare, puoi agire anche a livello di sessione. Quindi da questo punto di vista lo si può fare, diciamo, ripeto, sempre tornando al discorso della competenza sistemistica, lo si può fare tranquillamente applicando delle regole specifiche. C'erano altre due domande, se non mi sbaglio. Avevo visto due mani alzate, uno là. Per questa domanda premettiamo subito che non siamo sistemisti, per cui la domanda è la differenza con Light Cache e se si può utilizzare lo stesso plugin o altri. Usare Lightspeed o questo tipo di plugin, e in caso quanto possono essere ben configurati gli hosting che offrono già Memcache e Varnish nel pacchetto senza gestito. C'era ancora una seconda domanda? Io mi fermerei qua perché siamo al limite. Ciao, nome? Simone? Allora, personalmente non ti so dare una risposta nel merito su quali sono le differenze tra un acceleratore HTTP come Varnish e un web server come Lightspeed, ok? Già il fatto che Lightspeed sia sostanzialmente un web server e non un reverse proxy HTTP, già questo ti dice che c'è una differenza tecnica sia dal punto di vista del concetto sia dal punto di vista poi tecnico e tecnologico. Per quanto riguarda il discorso degli hosting, ti posso dire che personalmente non ha molto senso utilizzare delle istanze condivise su progetti che richiedono un ambiente dedicato, quindi Varnish Cache, come dicevo prima, deve essere gestito in maniera seria, necessita di un ambiente comunque dedicato che abbia uno user space dedicato e che abbia risorse dedicate. Non è pensabile utilizzare tecnologie di questo tipo su ambienti condivisi, non è assolutamente pensabile una cosa del genere. Spero di averti aiutato in qualche modo e che abbia risposto alla domanda. Ecco, poi quando vuoi sono a disposizione. Io vi ringrazio e buon proseguimento.